ultima moglie, la signorina Ilse Weber, qui presente? Sì. Voi, Ilse Weber, volete per legittimo sposo il signor Francesco Antinori, qui presente? Sì. Volete unire le destre? Io vi unisco in matrimonio in nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo, e così sia. Ti ha addolorato tanto che tuo padre non ti fosse vicino? Certo. Almeno queste ultime ore viennesi avrei voluto passarle con lui. Prima di lasciare la mia casa e l'Austria per sempre. Povero uomo, da mesi sognava per noi questo giorno. E la fatalità ha voluto che proprio oggi... Non è una fatalità, ma una consuetudine. Prima c'è la clinica, gli ammalati, le operazioni e dopo tutto il resto. Posso contare in 10 anni le ore che ho passato con mio padre. Non avrei immaginato però che anche il giorno delle nozze... Devi capire, il era in pericolo la vita di una creatura umana. Tuo padre non si poteva rifiutare. Naturalmente. Sempre per voi medici c'è di mezzo la vita di qualcuno. Ma allora? Allora? Nulla. Tocca a me l'onore di porgerti il benvenuto, a me che ho dovuto fare le veci della tua povera mamma. Voglio dirti, voglio augurare a te e al tuo sposo, sì, insomma, siate felici. Cara zia. Scusate, dottore, mi dispiace, ma sono costretta. Cosa c'è, signorina? Il professore vi vuole subito alla clinica, ha assoluto bisogno di voi. Il parto del numero 11 è difficilissimo. Faccia adesso, è impossibile. Vi aspetta con impazienza, ha telefonato 4 volte. Mi sembra ieri che dovevo cambiarvi 5 volte al giorno perché vi bagnavate i calzoncini. Rosa. Ed ora dovrò rifarlo con i vostri bambini. Allora, dottore, che cosa telefono in clinica? Ci vado. Che c'è? Papà è ancora trattenuto in clinica? Sì, mi ha mandato a chiamare. Deve operare, ha bisogno di me subito. Era prevedibile. Fatalità anche questa, vero? Non pare così, se non posso sottrarmi. Tra un'ora sarò di ritorno e tra 2 ore partiamo. Andiamo in capo al mondo. Per 2 settimane niente clinica, niente ammalati, te lo giuro. Se vuoi non daremo il nostro indirizzo neppure a tuo padre. Va bene così. Perdonami, Lisa. Ciao. Non ancora. Ma quanto tempo ci mette? Fatemi il piacere, vi ho detto che non voglio vedere girare per il corridoio. Aspettatevi. Vieni, Pietro, su. Oh, finalmente, dottore. Professore, dov'è? È in sala operatoria. Non ha operato stamattina? Non ha potuto, tumore. Vi aspetta con impazienza. Dottore Antinori non può? Ah, è la signora. Avvertite il professore che sono arrivato, vengo subito. Ilse, cara Ilse, scusami, sai, l'operazione comincia ora. Non puoi telefonarmi più tardi? No, Francesco, ti devo parlare subito. Noi 2 settimane abbiamo commesso un grande errore. Lasciami dire, sì, parlo del nostro matrimonio. No, non sono pazza. Anzi, non ho mai visto tanto chiaro come adesso. Sono andata al matrimonio accecata, alla volontà di mio padre. Ma ora apro gli occhi. Perdonami se ti parlo così, ma se tacessi ancora un minuto solo aumenterei la mia colpa. Bisogna separarci subito, Francesco. Io non posso assolutamente vivere la vita che tu e mio padre mi avete preparata. Attendere te sola per ore e giorni, come ha atteso mio padre. Mai un minuto per noi, mai la gioia di una vita senza preoccupazioni, senza lavoro. Ammalati, ammalati e poi ancora ammalati. Sono giunta a un punto di esasperazione. Hai visto stamane quanto è accaduto? La mattina stessa delle nozze. La figlia di un medico non dovrebbe mai sposare un medico. Specialmente quando non lo ama.
Devo essere spietata, Francesco. Quando ho ceduto l'assistenza di mio padre e mi sono fidanzata con te, il mio cuore era preso da un altro. Questa è mia debolezza, la mia vera colpa. Ed ora reagisco con un gesto di disperazione. Quando ritornerai a casa non mi troverai più. Parto, vado via. Così il matrimonio potrà essere annullato. No, non dire nulla, non gridare. Scusami, Francesco. Ora interrompo la comunicazione. No, non sono più a casa. Capirai presto che ho agito per il bene tuo e mio. Addio, Francesco. Il dottor Antino risubito nella sala di operazione numero 2. Il dottor Antino riatteso dal professor Weber nella sala di operazione numero 2. Scusate, il professore ha già iniziato l'operazione. State tranquilli, un po' di pazienza. Il primo figliolo non ha mai troppa premura di nascere. Aspettate di là, non muovetevi. Il tempo non passa mai. Ma cosa fanno? Cosa fanno? Mi mettono al mondo un bel nipotino. Ecco cosa fanno. Siediti che mi fai venire il capogiro. E tu metti via quel sigaro, sai che non si può fumare. Lì. Salveranno anche il bambino. Certo che lo salveranno, ci mancherebbe altro. Io voglio una nipotina. E se fosse un maschio? Tu cosa preferisci? È una bambina, certo. Sono più graziose e poi stanno a casa ad aiutare la mamma. Sicuro. E anche col nonno sono più affettuose. Mi farò leggere il giornale. Ma ci vorrà del tempo, dovrà prima andare a scuola. Certo, lo so anch'io che non nascono già istruiti. Per quanto col progresso che c'è, non mi stupirei che da un giorno all'altro li tirassero fuori che sanno già leggere e scrivere. Specialmente le bambine. Speriamo proprio che sia una bambina. Ma metti via quel sigaro. Bel maschietto, Dio lo benedica. Oh, un maschio, che bellezza. Era proprio quello che aspettavamo. È un maschio, è sempre un maschio. Dio, com'è brutto. Avessi visto te. Ma anche questa è andata. Il bambino pare robusto, vero? Sì. E vorrei tanto poterlo seguire nel suo sviluppo. Posso ben dire ad averlo messo al mondo io, no? Ma, e diverrà uomo anche lui. Avrà gioie e dolori, soffrirà, farà soffrire. La sua vita inciderà sul destino di altre. E tutto questo perché? Perché la mia mano non ha ancora incominciato a tremare. Strano, eh? Pochi minuti fa non avremmo proprio creduto che da quella stanza potesse ancora uscire una creatura viva, vero? Già, ma io chiacchiero, e tu proprio oggi hai altro da pensare. Vedi, 40 anni di professione e dopo ogni operazione mi sento ancora eccitato. Ho bisogno di parlare, di sfogarmi, come se avessi preso dell'eroina. I giovani come te devono avere una specie di compartimento per questi vecchi chirurghi sentimentali. Siete l'uomo più nobile che io conosca. Ma sono un grande egoista, invece. Povero Francesco, non t'ho lasciato tranquillo nemmeno il giorno delle tue nozze. Ma ora che sei mio genero, devi imparare a disobbedirmi. Scontenterai il professore, ma farai felice il suocero e ci guadagnerai nel cambio. Preoccupati soprattutto della tua nuova casa, della tua famiglia. E non prendere esempio da me, sai. Per sopportarmi la mia povera moglie ha avuto bisogno di tutta la sua bontà. Mia figlia stessa mi è cresciuta accanto quasi senza che io me ne avvedessi. Io non so nulla né dei suoi pensieri di adolescente, né dei suoi sogni di fanciulla, né delle sue abitudini di vita, nulla. Pare incredibile, eh? Un papà. Occupati di lei. Pensa prima di ogni cosa a tua moglie e manda al diavolo tutto il resto. Ilse deve essere felice con te. Che fai? Spicciati. Ilse ci aspetta. Avete poi deciso che ora partite? Ma insomma, che c'è? Che è successo? Ilse è andata via. Non la troveremo più a casa. Che dici? È fuggita. Fuggita? Sì. Non ha capito il bene che le volevo. Thank you.
mi farete fare domani, altro che recita. Carletto, che fai? Con tutta questa neve domani verrà Gesù bambino? Sicuro che verrà se sarai buono. Non ha freddo? No, caro. Ti porteremo di giocattoli? A quelli che prendono tutti i giorni le medicine e a quelli che non piangano quando io gli faccio le iniezioni. Ma lui non lo sa che io piango. Sa tutto. Ci racconti la storia di Gesù? Sì! Ma se ve l'ho raccontata anche ieri. Ma non ancora. Non volete più provare? Siete stanchi? Sì! Va bene, mettetevi a sedere. Maria e Giuseppe, per ubbidire all'ordine di re Erode, partirono da Nazareth, il loro piccolo paese, per recarsi a Betlemme. Tutte le strade erano piene di gente, di pellegrini. Perché? Perché tutti dovevano andare a Betlemme. Perché tutti dovevano andare a Betlemme? Perché il re voleva vedere tutti i suoi sudditi. Perché il re voleva vedere tutti i suoi sudditi? Se ti dico che l'imperatore Augusto aveva ordinato un censimento, tu non mi capisci? Perché non ti capisco? Beh, adesso smettila, se no devo smetterla io. No! Quando giunse la notte, Maria e Giuseppe erano a Betlemme, ma non avevano posto per andare a dormire. Giuseppe vide un lumicino lontano e si diresse con Maria verso quel punto. Era una capanna piccola piccola con il tetto di paglia, una stalla. C'era il bue, la pecora. L'asinello. L'asinello. Maria e Giuseppe entrarono e si coricarono sul fieno. Maria stava per addormentarsi quando la voce di un angelo... disse che era l'ora della cena. Ma come voi, dottoressa Soldani, tanto rigida nell'applicare l'orario, vi dimenticate che l'ora della cena è passata da 5 minuti. Avete ragione. Luci, accompagnateli al refettorio. Su, andiamo. Vogliamo la ve la racconterà Lucia. La piccola Giorgi questa sera è sfebbrata. Che cosa le diamo da mangiare? La solita dieta, poi passerò io. Addio! All'università avevate 30 con lode in anatomia patologica, è vero? Che volete dire? Guardate un po' com'è finita l'allieva prediletta del professor Bilora. A raccontare favoletta a una nidiata di mocciosi come una vecchia maestra di una scuola di montagna. Non racconto loro solamente delle favole, li curo, sono dei piccoli ammalati e mi rendo utile adesso. E vi basta? E perché no? In un grande ospedale di città che avrei fatto? Delle analisi, chiuse in un laboratorio. Tracce di zucchero, tracce d'albumina. Oh, santo Dio, siete giovane, carina, intelligente. E parlate come se foste una vecchia di 100 anni. Ma in una città si vive, qua si vegeta. Vedreste della gente, andreste a ballare, avreste degli ammiratori. Insomma, tutto quello che forma la vita di una giovane donna. Forse avete ragione voi. Si vede che sono invecchiata innanzitempo, perché non sento affatto bisogno di tutto questo. No, io invece qui mi sento soffocare. Se Dio vuole, fra 3 mesi sono libera, torno in città. Beato voi. Se almeno mi aiutaste voi a passare un po' meno noiosamente questi 3 maledetti mesi. Ma è possibile che non sentiate anche voi un terribile vuoto dentro? Non avete bisogno di me? Affatto. Ma non vorrete farmi credere che a riempire la vostra vita in questa solitudine bastino quei marmocchi? Perfettamente. Ma non è possibile. A meno che non siano quei ragazzini a trattenervi quassù. Ma il loro padre è spirituale. Chi? Che domanda? Il nostro amato direttore, l'asceta della montagna, il medico eremita. Non dite sciocchezze. Cioè, così quell'uomo è un terribile egoista. È un delitto soffocare in tal modo una ragazza come voi. Lui è un deluso, ha vissuto, si è rifugiato quassù per dimenticare chissà quale guaio. Sentite bene, non vi permetto di parlare così. Noi abbiamo tutto da imparare da lui. Poteva essere un celebre medico, voi lo sapete. E ha sacrificato tutto per dedicarsi a questi piccoli. Perché ci intensi scherzi? Io so benissimo che il nostro direttore è un ottimo medico e un'ammirevole persona. Comunque io parlo per il vostro bene, perché mi dispiace di vedervi segregata quassù senza avvenire e soprattutto senza gioia. Non sono mai stata così felice e serena come qui. Delusa anche voi. Buonasera. Buonasera, dottore. Buonasera. Come vanno i preparativi per la festa di domani? Sono ultimati, dottore. È stata un'ottima idea la vostra. E i nostri cantanti? Oggi stonavano, ma sono felici. Bene, bene. Novità? Nessuna, tutti benino, tranne Pietruccio Marchi, alle 2 aveva 38,5. Sì, volevo appunto andare a vederla, con permesso. Ecco le cartelle dei 3 ragazzi che devono partire per Natale. Domani vado a passare il Natale in città. Quale città? Oh, che ne so io, in un buco qualsiasi, Aosta, Ivrea, dove potrò trovare un marciapiede spazzato, senza neve. Di solito la gente lascia la città per venire a passare il Natale in montagna. Appunto, siccome sono obbligato a stare in montagna, vado a fare il Natale in città. A costo di stare rinchiuso tutto il giorno in un caffè. Ditemi, perché non ci venite anche voi? Grazie, no, in un caffè mi annoierei. Meglio la neve. Oh, io quassù mi sento soffocare. Se Dio vuole, fra 3 mesi sono libero, torno a Milano. Beato voi. Almeno voi mi aiutaste a passare un po' meno noiosamente questi 3 maledetti mesi. Ma è possibile che non sentiate anche voi un terribile vuoto dentro? Non avete bisogno di me? No. Come intendete voi, no. Che peccato.
In mania hanno le donne di voler sempre ipotecare l'avvenire. 3 mesi possono significare una vita intera. Per di qua, dottore. Ah, già. Va bene. Che cos'è tutta questa posta? Sono i parenti dei ragazzi che scrivono per Natale. Abbiamo proibito le visite e si sfogano per lettere. Bisognerà rispondere a tutti, eh? Certamente. Scusate, dottoressa, poco fa entrando ho involontariamente afferrato le ultime parole del dottor Berni. Le solite sciocchette, è un cervello vuoto. No, Berni non è uno stupido, anzi diventerà un bravo medico. Ma quassù è spaesato, non ci sa vivere. L'aria di montagna non è fatta per lui, ecco tutto. Ritornerà presto in città. Ha trovato un posto a Milano. Sì, lo so. Avete qualcosa da dirmi, dottore? Sì, volevo dirvi che forse Berni ha ragione. Siete troppo giovane per isolarvi quassù. Le parole di Berni mi hanno fatto riflettere. Non siete più contento di me, dottore? No, cosa dite? Voi sapete quanto preziosa sia la vostra opera qui, ma tuttavia... Allora, dottore, non ditemi più nulla. Non chiedo niente altro che continuare così fino a quando potrò servire a qualcosa a voi e a questi piccoli. Volete fare la visita serale? Andiamo. Respira. Ecco. Dottore, sto molto meglio. Bravo. Come sta il nostro Pietruccio? Bene, bene. Sì? Andiamo un po'. Respira. No, respira forte. Vorrete vedere anche a me l'albero di Natale? Sì, respira forte. Dottoressa, devo andare di là. Andate pure. L'infiammazione è quasi scomparsa. Allora domani potrò cantare ancora. Beh, se non sarà domani, sarà un altro giorno, vedremo. Ma un altro giorno non è più Natale. Allora il Natale non viene dai bambini ammalati. Sicuro che viene, prima di tutto da loro. Mettiti giù e dormi, eh? Buonanotte, Anna. Buonanotte, caro. E noi ti canteremo la Ninna Nanna così come te l'hanno cantata gli angeli la notte di Natale. Sei sceso su questa terra per lenire le sofferenze degli uomini e gli uomini invece ti hanno fatto soffrire. Insegnaci a perdonare come tu hai perdonato. Facci crescere buoni e sani e ricordati di tutti coloro che ci vogliono bene e ci proteggono, i nostri genitori e i parenti. E compensa con tanta felicità il dottor Antinori e la signorina Anna per tutto quello che fanno per noi. Così sia. Buonanotte, signor dottore. Buonanotte, signorina Anna. Buonanotte. Buonanotte. Un po' di pazienza, quando sarà l'ora ci avvertiranno. Quando sarà l'ora, non viene mai. Hai ragione anche tu. È meglio che rimaniate qui con i ragazzi, dottore, altrimenti non si finisce mai. Vedete, cacciano via anche me. La dottoressa Anna dice che io sono un confusionario. Presto, presto, appena sentiremo suonare l'armonium entriamo tutti. Vediamo un po' se mi riesce di mettere un po' di confusione anche qui, eh? Oh, vediamo un po'. Adesso proviamo una scena della favola che dovete recitare. Qual è il punto più difficile? Quando i 7 nani, tornando dalla miniera, non trovarono più Biancaneve. Va bene. Allora adesso ognuno al suo posto, eh? Via. E tu chi sei? La luna. Ah, sì? E allora vai con gli animali. Vai. Oh.
Guardateci. Non c'è. Non c'è? Ecco. È una sedia. Ma non importa, fai finta che sia la casetta. Ah, per finta. Già. Dunque, la casetta è vuota, Biancaneve non c'è più. Che cosa vi ha insegnato di fare la dottoressa Anna? Bisogna cercarla. Ecco, cercatela. Adesso l'avete trovata. Dov'è? Come dov'è? Non fare il guastafeste tu, è qui, non la vedi? Sono io, Biancaneve. Ah, per finta. Naturalmente, per finta. Cosa fa Biancaneve? È morta. E voi cosa fate? Siamo addoloriti. Ma siamo addoloriti e ridi? Fai la faccia addolorita. No, così sembra tu abbia mal di denti. Così sei addoloritissimo. Ragazzi, andiamo. Continuate voi la distribuzione. Cosa c'è, Galli? Cos'è accaduto? Due sciatori, un uomo e una donna, sono stati sorpresi dalla tormenta sulla cresta del Brighton. Venivano da Zermatt, hanno fatto una brutta caduta. Li abbiamo portati alla capanna svizzera del Piano Rosa. E sono feriti? Sì, l'uomo se l'è cavato con poco, un braccio lussato. La donna pare più grave. Non ha ancora riacquistato la conoscenza. Non ha ferite visibili? No, deve aver picchiato un fianco. Sarà meglio che veniate su, dottore. Va bene, andiamo. Tempo di cambiarmi e vengo con te. Thank you.
dargli il tempo ad arrivare. Una disgrazia terribile. Chi poteva prevederlo? Siamo partiti da Zermatt con un tempo magnifico. Poi si è levato questo maledetto vento. Dovevamo rientrare in serata. Avevo fissato i posti in treno. E invece... Bel Natale. Semplice lussazione, nulla di grave. La mia compagna invece... Che cos'ha? Ha la febbre alta, delira. Sono molto preoccupato. Beh, state tranquillo, ora vediamo. Venite. Buonasera, dottore. Dov'è? Di là. In questo momento vi aspetto in direzione. Vado su, grazie. Finalmente, dottore, è andato tutto bene? Peccato che non abbiate potuto assistere alla recita, erano così carini. Cos'è successo, dottore? La donna è grave, la portano qui, bisogna operare d'urgenza.
Rottura della milza, un caso quasi disperato. Chi è? È una straniera. È rientrato Bernie? Non ancora, torna domani. Non importa, venite, mi assisterete voi. Siamo pronti. Va bene. Che c'è? Vi vedo molto inquieto. Vi sentite poco bene? Sapete chi è quella donna? Una straniera, mi avete detto. Sì, una straniera. L'ho sposata 4 anni fa. La rivedo adesso per la prima volta da quando mi ha lasciato. L'opera non passa la notte. Se l'operazione va male, mi parrà di aver provocato la sua morte. Non dovete fare di questi ragionamenti. C'è una creatura che ha bisogno del medico, solamente questo. Non dovete pensare ad altro. Come va? Dopo la trasfusione il polso da 120 è sceso a 100. Dite a Marta di darvi il cambio. Grazie. Quando si sveglierà? Bisogna lasciare che l'iniezione faccia il suo effetto. Più dorme, meglio è. Non sorgeranno mica complicazioni? No, non credo. L'operazione è riuscita benissimo. Qualche settimana di mobilità. Ecco tutto. Potrò parlarle prima di partire. Dipende da quando volete partire. Al più presto. Io devo essere assolutamente domani a Zurigo. Ilse, la signora, lo sa? Non posso dirvi nulla. Allora se volete andare su c'è la dottoressa Anna adesso nella stanza. Ci vado subito, signora. Signorina Lucia. Vi siete divertito in città? Follemente. Sono stato al cinematografo. C'era un film vecchio di 2 anni. L'avevo già visto. Volete che me lo racconti? Devo andare. Dove? A dormire. Alle 9 del mattino. Avete fatto bagordi anche qui, eh? Ma che, abbiamo passato una notte molto agitata. Il direttore ha dovuto operare una signora. Una signora? Sì, un incidente in montagna. A proposito, il direttore vi ha cercato. E dov'è? In direzione. Grazie. Avanti.
c'è, dottoressa? Scusate, dottore, c'è quel signore che vuole assolutamente parlarvi. Non ne vedo la necessità. Insiste, deve partire. Fatelo entrare. È necessario, dottore. Voi vi stupirete che io non posso aspettare il risveglio della signora, ma devo essere assolutamente domani di ritorno a Zurigo. La posizione mia e della signora è molto delicata. Sono confessioni che non interessano il medico. Capisco, ma è per spiegarvi perché sono costretto a partire. Avevo 2 giorni liberi per il Natale. Se non rientrassi a Zurigo domani, potrebbero sorgere delle gravi complicazioni per me. Il legame che unisce me e la signora è di carattere speciale. La signora è sposata. Io ho ben diritto di crearmi una famiglia mia. Mi spiego? Mi spiegate benissimo. Quando credete che la signora si possa alzare e affrontare il viaggio? Se non avvengono complicazioni, tra qualche settimana. Bene, verrò a riprenderla. La signora conosce i vostri progetti matrimoniali? Perché è di questo che si tratta, vero? No, non sa ancora. Mi ripromettevo di dirglielo qui in questi giorni, di farle capire. Naturalmente quando si sarà completamente ristabilita, io... Ah. Però la signora sa che io dovevo rientrare a Zurigo. Vi prego di dirle che le scriverò subito, le telegraferò, verrò a riprenderla. Disgraziatamente ora non posso lasciarle nemmeno 2 righe. Per quanto riguarda le spese, dottore, naturalmente provvedo io. La signora dovrà avere un bambino, lo sapete? No. Sì. Non è possibile. L'avete constatato voi? Sì, mentre l'operavo. Mi sembra impossibile, non me ne ha mai parlato. È una gravidanza incipiente. Ma dopo l'operazione, non è vero? L'intervento chirurgico... Avrà, come dire, arrestato. Affatto. Spero invece che tutto possa procedere con regolarità. È molto grave per me, dopo quello che vi ho detto. Allora partite ugualmente. È necessario. Rifletterò. Vedrò il da farsi. Naturalmente, se quanto mi dite è vero, la situazione cambia. Era mio dovere mettervi al corrente. Adesso scusate, ho molto da fare. Vado. Vi ringrazio, dottore. Cercate di non muovervi. Siete stata operata. Tutto è andato molto bene. Dove sono? Che cosa è accaduto? Una disgrazia. Siete cadute mentre sciavate. Vi ricordate?
Dov'è Alberto? Che gli è accaduto? Non si è fatto nulla, è illesa. Dov'è? Perché non è qui? State calma, vi ho detto che non dovete agitarvi. Il vostro compagno sta benissimo. Solo voi siete stata ferita. Chiamatelo, voglio vederlo. Ha dovuto partire, è andato a Zurigo. Partito? Non mi nascondete qualche cosa. Che cosa gli è accaduto? Nulla, vi ho detto. Stava talmente bene che ha potuto partire. Non agitatevi. Prima di partire ha parlato con il direttore. E vi potrà dare tutti i chiarimenti. Vorrei parlare col direttore. È uscito. E quando posso vederlo? Tra poco. Vi deve fare la medicazione. È lui che vi ha operata. Ora basta, non dovete chiacchierare. Chiudete gli occhi e riposate. Mettersi quei pezzi di legno ai piedi per poi conciarsi in questa maniera. Io per conto mio preferisco un altro genere di divertimento. È stato un vero miracolo che sia finito così. So, dottore, che vi devo la vita. No, la vita la dovete alle guide che vi hanno ritrovato. Siete voi il direttore, il medico che mi ha operato. Sì, sì, sono il direttore. Ma sono da invidiare, signora, vivere tutta la vita qua dentro, in mezzo a queste montagne. Vi auguro il mio aiuto, almeno lui fra 3 mesi se ne torna in città, mentre il direttore, io, devo rimanere qua. Ecco, il mio aiutante è un giovanotto fortunato. È un medico in gamba. Siete voi che avete parlato col mio compagno di gite? Sì, signora, sono stato io, sta benissimo, vi assicuro. Sano e intero come chi non è passato mai per le mani di un medico. Una piccola lussazione al polso destro, per questo non ha potuto scrivervi neppure un biglietto. E cosa vi ha detto? Che appena è giunto a Zurigo vi telegraferà. Ha anche detto che voi sapevate che doveva partire subito. Infatti. E adesso, signora, non vi preoccupate perché si tratta solo di cambiare la medicatura esterna. Chiamo la soletta. Corrispondenza per i vostri bambini. Bravo, Vic. Buona passeggiata. Approfitto dell'ultima neve. Addio, Vic. Eccessivamente curioso, ma mi dispiace di non essere ancora riuscito a scoprire che cosa ci sia fra quei due. È quasi una prova di incapacità. Attenzione, mi ingarbugliate la matassa. Il direttore avrà le sue ragioni per non lasciarsi vedere da quella signora, no? Bella scoperta. Ma quali? Intanto io qua devo continuare a recitare la commedia. L'opera, la salva, poi non la vuole più vedere, neppure il suo nome deve essere pronunciato. Ragione io, a furia di stare quasi in questo isolamento, si diventa un po'... Per voi non c'è questo pericolo. La primavera vicina e tra poco partirete. Cosa da pazzi. Volete saperlo? La montagna agisce sinistramente anche su me. Sono anch'io insabbiato. Adesso che mancano poche settimane alla mia partenza, quasi quasi mi dispiace. Possibile, voi? Sì, mi sembra di dover lasciare qualche cosa. Ho paura, Lucia, di essere innamorato. Di chi? Non lo so ancora. Ma se voi ci mettete un po' di buona volontà, il dubbio forse potrebbe chiarirsi. E voi partireste senza rimpianti. Permesso? Avanti. Buongiorno, signora. Buongiorno, dottoressa. Vi devo dare una bella notizia. Domani potrete lasciare la vostra stanza e scendere a prendere un po' di sole. Oh, davvero? Sì, se non commetterete imprudenza. Come vi sentite oggi? Bene, ne approfitto per scrivere una lettera. Una lettera che mi sta tanto a cuore. Ma prevedo che dovrò ritornare a letto senza esserci riuscita. Vi affatica? No, è molto difficile da scrivere. Allora vi lascio tranquilla. Vi prego, dottoressa, fermatevi un poco con me. Voi non potete immaginare quanto grande sia la mia gratitudine per voi e per il dottor Berni. Avevo un vecchio rancore con i medici. Mi sono completamente ricreduta. Bisogna essere ammalati per capirli. Vi abbiamo curata, signora, semplicemente questo.
Siete voi che suonate qualche volta dopo cena? Sì, il pianoforte. È una compagnia questo. E il violino chi lo suona? Il direttore. Il dottor Berni. Già. Oh, suonate tutte e due molto bene. Raramente la musica mi ha commosso tanto profondamente. Sembra assurdo dirsi, ma le settimane che ho trascorso qui sono le più belle della mia vita. Dal mio lettino vedevo le montagne, udivo il canto dei bambini. Ricevevo le vostre cure sorridenti. Nelle vene rifluiva poco a poco la vita. Sempre la convalescenza da questo senso di gioia. L'organismo ha trionfato del male, vuole vivere. Non è soltanto questo, è tutta la mia esistenza che si trasforma. È qui che ho sentito il primo palpito della creatura che è in me. Avrò bisogno di molti vostri consigli prima di partire. Non avevo mai pensato che avrei potuto diventare mamma. Una povera donna era. Non so nulla come si alleva un bambino. Che cure bisogna avere per lui? Come nutrirlo, vestirlo? Mi spiegherete tutto, vero? Certamente. E farete presto ad imparare. Le mamme sanno meglio di ogni altra persona che cosa convenga per il loro bambino. Vi ammiro e vi invidio. Voi avete dedicato tutta la vostra vita a questi bambini. Non miei. Ne avrete anche dei vostri. Vi sposerete, avrete una casa, una famiglia. Volevo annunciargli che sono mamma. Non è possibile farlo per lettere. Glielo dirò quando verrà qui. Buonasera, dottore. Buonasera. Com'era la neve? È un po' pesante, si scioglie. Novità? Nessuna, abbiamo alzato Ginetto Viti. Potete trattenervi qualche minuto? Sì, dottore. Vorrei darvi alcune istruzioni per il periodo della mia assenza. Vi allontanate, dottore? Sì, ho deciso di partire domani. Capirete anche voi. Ora la signora comincia ad alzarsi, domani lascerà la sua stanza. Diventa un po' difficile nasconderle la mia presenza qui. Starò assente una decina di giorni, il tempo che lei ancora deve trascorrere nella casa di cura. D'altronde in 3 anni non mi sono mosso un giorno. Farò anch'io un tuffo nella vita cittadina, come il dottor Berni. Forse, signorina Anna, sono sceso un poco nella vostra stima. No, dottore, perché? Tutta questa triste faccenda, l'avervi tenuto celato che avevo moglie, aver mescolato voi, il dottor Berni, in questa povera finzione, avervi costretto delle piccole menzogne e dei sotterfugi. Perdonatemi, signorina Anna, ma non potevo fare diversamente. Questi drammi familiari dovrebbero rimanere chiusi tra chi li ha sofferti. Malattie segrete, quando vengono alla luce, devono dare un senso di fastidio, quasi di nausea, ad un'estranea. È vero, signorina Anna? Io ho sempre creduto di non essere un'estranea per voi. Sono la vostra compagna di lavoro, vi vivo accanto da tanto tempo. Perché ora volete ferirmi e credere che io non abbia cercato in questi giorni di esservi ancora più vicina? Queste sono le nuove domande di ammissione, le ho già esaminate. Troverete allegato ad ognuno il mio giudizio. Per alcune bisognerà scrivere ai medici curanti. Occorrono informazioni più dettagliate. Sì, dottore. Ancora alzata, signora? Mi sento così bene. Se lo sa il dottor Berni, vi prendo la strafazzata. Su, andate a letto. Volete che vi aiuti? No, grazie. Vi obbedisco subito. Mi raccomando, eh? Buonanotte. Buonanotte. Thank you.
Voi a passare un po' meno noiosamente questi tre maledetti mesi. Ma è possibile che non sentiate anche voi un terribile vuoto dentro? Non avete bisogno di me? No. Cosa avete? Signora, su, su. Pazzia. Io non avevo autorizzato a stare in piedi fino a quest'ora, né tantomeno a uscire dalla vostra stanza. Siete una pessima malata. Sono veramente arrabbiato con voi. No, dottore, sto bene. Non si tratta di questo. Ma perché siete uscita? Dove siete andata? Sono scesa giù. A fare che? Per ascoltare la musica. Cosa fa qui il dottor Antinori? Come mai è qui? Il dottor Antinori? Sì, il dottor Antinori. Come mai è qui? E come mai è qui? Questa è la sua casa di cura. Ah. E adesso basta con le imprudenze. Mettetevi subito a letto. Più tardi verrò a vedere se mi avete ubbidito. Volete farmi un piacere, dottore? Certo, perché non si tratti di una nuova sciocchezza. Datemi la carta e la penna che sta una sul tavolino. Cosa volete fare adesso? Bene, prego. Dottore, è successo un bel guaio. La signora vi ha visto. E come? È scesa mentre suonavate, si è affacciata alla porta. E questo non è tutto, c'è di peggio, leggete, mi ha incaricato di spedire questo telegramma. Ma le avete detto che non può, che non è in grado di partire. Altro che, è irremovibile. Forse se le parlaste voi, dottore. Va bene, Bernie, vi ringrazio. Ci capite qualche cosa voi? Chi è quella donna? Non lo so. Evidentemente non ispiro nessuna fiducia. Francesco. Ho fatto tutto il possibile per risparmiarti questa emozione. Non volevo che tu sapessi che ero qui. Domani sarei partito. Tu fra qualche giorno potrai lasciare la casa di cura perfettamente guarita. Adesso non devi assolutamente muoverti. Sono venuto per pregarti di questo. Sei tu che mi hai operata? Sì. Ti devo la vita? No, ho eseguito un'operazione, il mio mestiere. Incontrarci così. L'importante è che tu stia tranquilla, non agitarti, ti potrebbe nuocere. Cerca di vedere in me soltanto il medico e non frugare nel passato. Mi prometti di darmi ascolto? Farò di tutto perché tu non debba più incontrarmi finché sarai qui. Adesso vai a letto. Me la faccio leggere da Anna. Beh, ora vado a fare lo spoglio, poi torno da voi, sì? Sì. Su, bambini, andiamo, bambini. Torna presto. Ci posta per voi, signora. Grazie. Thank you.
Vieni avanti. Devi dirmi qualcosa? Ti disturbo? No. Devi perdonarmi, ma non ho nessuno a cui rivolgermi. Se posso esserti d'aiuto? Vorrei farti una domanda. Dimmi. Tu hai parlato con Clobert? Sì. E lui sa che devo avere un bambino? Lo sa. Glielo ho comunicato il giorno dell'operazione. Grazie, Francesco. Non volevo chiederti altro. Signorina Anna? Dottore? Andate su dalla signora. Deve esserle accaduto qualche cosa. Vado subito, dottore. Cercate di calmarvi. Posso fare qualcosa per voi? Avete ricevuto delle brutte notizie? Non fate così. Potrebbe nuocere la vostra salute. Che volete che me ne importi? Sapete cosa vuol dire essere una donna finita? Non avere più nulla intorno a sé. Capire d'un tratto d'aver sbagliato tutta la propria vita. Perché dite questo? D'aver sbagliato tutto senza rimedio. A tutto c'è rimedio. Bisogna saper trovare la forza in noi stessi per reagire. Ho lasciato un uomo buono che mi voleva bene, per correre incontro a quella che io credevo la felicità. E ora mi trovo sola, respinta, umiliata. E ho in me una creatura che deve nascere. A quella dovete pensare. Quassù la mia esistenza si era trasformata. Tutto era mutato dentro di me. Pensavo che per il mio bambino avrei osato chiedere anche l'annullamento del mio matrimonio. Diventare una mamma come le altre. Avere una casa. Crescere mio bambino, allevarlo. Perché Francesco mi ha salvata? Perché? Se fossi rimasta lassù, tutto sarebbe stato risolto. Non dite di queste cose, signore. In che cosa posso ancora sperare? È finita. È finita. Avanti. Che vi ha detto? Quello che avevate previsto. L'ha abbandonata, si sposa con un'altra. Ah. È in un grave stato di prostrazione. Non sono riuscita a calmarla. Ma cosa dice? Accorge di aver commesso il più grave degli errori. Che cosa farà ora sola, sfiduciata, con il bambino che deve nascere e senza forza per reagire? Il tempo guarisce tutto. Le passerà. No, dottore. È una donna esasperata, capace di qualunque pazzia. Bisogna far qualcosa per lei. Che cosa? Non lo so, ma non può essere abbandonata a se stessa. Deve sapere che non è sola, che c'è qualcuno vicino a lei. Qualcuno in cui lei crede. Chi? Chi? Voi, dottore. Io? E in che modo? Perdonandole. L'ho già perdonato da un pezzo. Anzi, ho fatto di più. Ho dimenticato. E allora trattenetela con voi. Ditele di rimanere quassù. La salverete ancora una volta. E siete voi, Anna, che mi consigliate di far questo? È giusto che sia così. Ma non capite. Non dite nulla. È meglio così. È meglio. Non lo vedete, faccio le valigie. Ma se mancano 2 settimane alla vostra partenza. Appunto per questo, reagisco alla nefasta suggestione dell'ambiente. Con le valigie fatte partirò certamente. Maledetta! Vi ho portato il farsetto, l'ho finito. Mettetelo lì. Ma che cosa bisogna fare per chiudere una valigia? Si fa così. Ecco. Allora partite proprio? Certo che parto. Disilluso ma parto, andrò a largo. Mi starà benissimo. Disilluso per colpa mia. Già. Pure non mi sono antipatico. Tutt'altro. Magari vi piaccio. Mm. Molto? Adesso non esageriamo. E per dirmi di sì avete proprio bisogno che tutte le cose siano in regola. Il velo bianco, i fiori, il ricevimento. Oh, mi basterebbe anche un piccolo parco di montagna. Se proprio non se ne può fare a meno.
Siete voi, signorina? Come sono felice di vedervi, dottoressa. Siete la prima persona alla quale possiamo annunciare che ci siamo fidanzati. Se non lo dicevi subito, scoppiavi, eh? Sì, ho fatto questa sciocchezza. È tutt'altro che una sciocchezza. Siete molto fortunato, dottor Berni. Tanti auguri, signorina Lucia. Grazie. Volevate qualche cosa, signorina? Semplicemente un'informazione. Dite. Prima di venire qui, voi eravate alla clinica Borghi di Torino, vero? Esatto. Il direttore è sempre il professor Fabriani. Sì, perché avete bisogno di qualche cosa. Ho deciso di seguire il vostro consiglio. Ho letto sul bollettino che alla Borghi cercano un assistente. Chiedo il posto al professor Fabriani. Grazie. Ma cosa ci sarà sotto questo nuovo mistero? Pensa piuttosto ai casi tuoi. Hai ragione. Dottoressa Anna, è pronta? Tra qualche minuto, sta salutando. Addio. E tu sei bravo, ricordati che le iniezioni ti fanno bene. Grazie. Ciao, Carlo. E tu non piangere quando devi andare a letto, eh? Arrivederci. Addio. E te, Maria Pia, ti rivedrò presto. Tra poco lasci la casa di cura, la tua mamma sta a Torino, ti verrò a trovare. Addio, Carlo. Addio, Ginetta. Ancora dei fiori, sono bucaneri. Chi li ha raccolti? Dio. Arrivederci, addio ragazzi. Avanti, respira forte ora. Tieni il fiato. Ecco così. Questi bambini vi rimpiangeranno molto, Anna. Anch'io vi rimpiangerò. Ma loro mi dimenticheranno presto. Come sta Luigi? Bene, bene. Dottore, vi faccio tanti auguri. Io vado. Addio, Anna. Addio, Luigi. Addio, signorina. Fai vedere la lingua. Vestitelo. Buon viaggio, signorina Anna. Grazie. Buon viaggio, dottoressa. Buona fortuna. A voi due tanti auguri. Grazie. Buongiorno, Bic. Buongiorno, signorina.
mettetelo pure a dormire in camerata con gli altri. Va bene, dottore. Addio, Luigino. Vorrei parlarti. Accomodati. Che cosa c'è? Perché l'hai lasciata partire? Tu hai fatto già troppo per me. Mi hai salvato la vita, l'hai salvata la mia creatura. Ma quanto fai ora non è giusto, né per te, né per lei, e nemmeno per me. Che cosa vuoi dire? Il tuo è un sacrificio inutile. Tre creature infelici. Tu non hai più nessun obbligo verso di me. Io stessa te ne ho liberato. Mi hai creduta sola, disperata. Sì, lo sono stata, ma proprio la tua comprensione mi ha aiutata a capire. Non sono sola, Francesco. Avrò il mio bambino, vivrò per lui e con lui. Chi è più felice di una mamma? Ma tu porti ancora il mio nome. Lo sai, il nostro matrimonio non esiste neppure di fronte alla legge. Sarà annullato. Avevo pensato io stessa di chiedere l'annullamento. Quando credevo di potermi costruire una nuova casa. Vedi, sono sempre io la più egoista. Avevo pensato alla mia felicità e involontariamente avrei fatto anche la vostra. Ti ama molto, Francesco. È la tua vera compagna. Le nevi si sciolgono. Thank you.